Buongiorno a tutti, buonasera, dipende l'orario in cui seguirete questo video, nel quale ci imbattiamo con il quinto giorno della novena a San Gaetano, fondatore dei Chierici Regolari Teatini, insieme a Gian Pietro Carafa, poi Paolo IV, Bonifacio dei Coli e Paolo Consiglieri. E questo è un bel principio per iniziare a parlarne sul fatto di San Gaetano legato alla fondazione dei Chierici Regolari Teatini. Come potete vedere e ascoltare anche in questo che diremo, parliamo sempre di quattro cofondatori. Perché? Perché il momento della fondazione dei Chierici Regolari Teatini si rifà al 14 settembre 1524. È lì, nella professione dei quattro primi membri dell'ordine, che comincia la vita giuridica ecclesiastica propriamente detta del nostro istituto religioso. Ma per arrivare al 14 settembre del 1524 c'è stato un processo previo. È in questo processo previo dove possiamo capire il ruolo sviluppato da San Gaetano. Come tutti voi sapete e avete già ascoltato forse qualche giorno prima, Gaetano Thiene nacque a Vicenza nel 1480 circa ed è morto a Napoli nel 1547. Stiamo parlando di un santo che è a cavallo tra il XV secolo e il XVI secolo, a cavallo dunque tra quel movimento spirituale che si rifà ancora all'età media, alla bassa età media, e che può rintracciarsi nel Medioevo come devozio moderna, e anche quei primi accenni di riforma che sorgono nel tempo moderno, nell'Europa di quell'epoca, e che trovano diverse vie di sviluppo. Noi sappiamo che basicamente ci sono due vie di riforma nella Chiesa e che appunto in quella prima metà del XVI secolo trovano concrezione. Da una parte la via della riforma assoluta, cioè fare terra arsa di tutto nella Chiesa e ricominciare da capo, dall'altra parte ripristinare le forme autentiche del cristianesimo primitivo, specialmente della vita apostolica, e da qui prendere slancio per riformare la Chiesa. La prima via, certo, se vogliamo definirla paradigmaticamente, trova il suo nome in Lutero. La seconda via è più complessa e questa seconda via sì, trova in San Gaetano il primo fautore, perciò è stato chiamato da Giulio Salvatori il primo uomo e il primo sacerdote della nostra età moderna. Primo uomo perché San Gaetano porta con sé tutta la dinamica dell'umanesimo cristiano, primo sacerdote perché è il primo a pensarsi in questa veste riformata in proiezione al vissuto di quell'epoca. Dunque, per parlare di San Gaetano e la fondazione dei Chierici Regolari Teatini dobbiamo parlarne di questa dinamica di San Gaetano, umanista, sacerdote, che trova il suo asse maggiore nella sua appartenenza agli oratori dell'amore divino, del divino amore, che si rifanno a Ettore Vernazza e Santa Catalina di Genova come ispiratrice di questo movimento. Lì, nell'oratorio del Divino Amore a Roma, si ritrovano tutti i fondatori dei Teatini: Gaetano, Carafa, Dei Coli, Consiglieri, con altri, anche con Gian Matteo Giverti, datario pontificio e poi vescovo di Verona. È qui che questa seconda via della Riforma, la Riforma che si rifà alla vita apostolica, trova il suo assetto opportuno. E allora quando noi pensiamo a Gaetano, lo pensiamo in questa scia di cercare di approfondire la migliore tradizione medievale nelle spiritualità, ma anche di aprirsi ai segni dei tempi e proporre un modello sacerdotale.
questo modello sacerdotale, lui lo pensa nella vita vissuta in comune e del comune. E così arriviamo al 14 settembre 1524.